Storytime, Evoluzione Radio. Bentrovati amici e amiche di Storytime. Come state? Io spero tutto bene. Io sono Eleonora Dallan, qui dai nostri studi di Padova, pronta per raccontarvi una nuova storia. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, Ernesto, lui è un artista del legno. Vedrete che belle cose che realizza, così poi scopriamo anche un po' il suo mondo. Io vi porto invece nel mondo di Storytime, dove nei nostri social Instagram Storytime _ ufficiale e Facebook Storytime Official. Con gli hashtag Evoluzione Radio e Storytime Veneto non vi potete perdere neanche un'intervista, mi raccomando. Io saluto tutti i nostri ascoltatori di Radio Canale Italia e non mi resta che dare il benvenuto ad Ernesto. Ciao Ernesto, come va? Ciao, sono contento di essere qua. Anche per noi è bello averti qui. Allora, è la prima Ernesto, esperienza. Certo. Immagino. Un po' di emozione c'è allora? Sì, anche se sono un nonno con due nipotini meravigliosi, per cui la mia età ce l'ho. Ce l'esperienza. Ma e anche l'entusiasmo, devo dire, e anche aggiungo il talento per quello che fai. Allora, parlaci un po' di te, facciamo un po' un passo indietro per poi arrivare alla tua arte principale. Certo, visto che l'età è tanta e non voglio andare troppo indietro, se ci vado torno subito. Allora, ero il terzo di 5 figli, una coppia papà e mamma meravigliosi, papà in particolare uno che brevettava, che cercava, che ci stimolava, ci provocava. Pomeriggio caldo alle 2, ora del pisolino, il papà che viene da me e mio fratello ci dà del colore sintetico, tra l'altro anche tossico, per pitturare tutta la terrazza. L'autostima che ho provato su di me mi ha spinto ad andare avanti, perché voleva, e mio padre era quello che provocava autostima. È quello che ho spero di aver dato ai miei alunni durante i miei anni di insegnamento, uno dei lavori che rifarei subito. Comunque tutto parte da, appunto, il papà faceva giocattoli per noi, tutti fatti da lui in legno, finché un giorno ha fatto un gran Pinocchio in noce, un Pinocchio che però risultava pericoloso, pesava troppo e se ci cadeva l'osso ci faceva male, per cui lui ha fatto la fine in una sedia a dondolo in camera, mentre lui alla sera camminando ci raccontava le favole. Quel Pinocchio ancora è seduto sulla sedia a dondolo, però è andato in tanti teatri, in tante manifestazioni come installazione, perché è un vero capolavoro. Certo. Io poi, molto amante della natura, andavo molto spesso al mare, nelle spiagge libere, a fare installazioni con altri amici, tipo castelli, barche, finché un giorno ho provato a mettere insieme di legno, ho fatto un Pinocchio, l'ho buttato in acqua e tutti sappiamo che alle 6-7 di sera, quando la luce cade di traverso a scansione, sembra di essere Caraibi. E questo è una laguna alta 30 cm diventa un mare con sti legni bianchi che nuotano. Ho visto Pinocchio che viveva, mi sono appassionato, ne ho fatti più di uno, ne ho messo uno e sto correndo, sono già arrivato a più della metà della mia vita, per cui vi rassicuro che taglio. Sono arrivato a esporne uno in una farmacia di Vicenza, una grande farmacia che me l'aveva richiesto, se non che è passata di là la segretaria nazionale della Fondazione Collodi, la meravigliosa professoressa Anna Caterina Barocco, docente di fiabe antiche e moderne all'Università di Padova, la quale ha chiesto chi fosse l'autore, mi ha rintracciato e mi ha tormentato tutta la vita, mi ha coinvolto in 100 manifestazioni, ho conosciuto il mondo del collezionista, il mondo della, non so, tipo l'università di Calci, che sarebbe la normale di Pisa, dove c'è il museo di scienze naturali, mi ha fatto fare un Pinocchio a grandezza d'uomo dentro la balena, un cetaceo fossile che avevano lì. Poi da loro sono passati al castello di Gorizia, dove c'era una manifestazione di Masterchef, io li chiamo Cracco, si chiama così? Sì, sì, qua. Sì, è giusto. E per fare tutti i Pinocchi che si arrampicavano per le scale, e da lì una dietro l'altra fino
arrivare a richieste tipo Danimarca, la fondazione sul simposio sulla bugia ha voluto Pinocchi, il che passa parola e anche gratificato ho cominciato a farli, non solo quelli di mare ma anche seguendo un corso di scultura alla scuola superiore di Selvatico qui a Padova con un bravissimo maestro del Cadore, Serale, con altra gente appassionata del legno, ho perfezionato le mie manualità e mi sono messo a fare pinocchi di tiglio e anche in altro tipo di legno, con successo. Una vita super piena. Come mai proprio Pinocchio? Ecco, Pinocchio appunto perché a un certo punto ho detto adesso faccio anch'io un Pinocchio come quello di mio papà. Certo. E quando l'ho fatto ha provocato una partecipazione a quella che è l'attività di mia figlia, che 20 anni fa si è laureata sui bambini in strada in India. E vedendo che un mio Pinocchio di media altezza valeva 75 kg di riso e con quelli potevamo portare avanti questo gruppo di bambini trovati in stazione, con risultati che adesso salto, corro, vi posso con entusiasmo dire che io sono andato parecchie volte in India e insegnando matematica vedevo la testa di questi ragazzi, che una loro grande capacità. Certo. Uno di loro, sai, è venuto in Italia l'anno scorso, purtroppo durante la pandemia, assunto subito come ingegnere spaziale. E di 35, 32 sono tutti laureati. Beh, che soddisfazione. Adesso, per cui Pinocchi, io mi basta quello che ho, io e mia moglie ci basta. E sapere dove vanno a finire fa ancora meglio. Mamma mia, che bello, emozionantissima questa storia, Ernesto. Si chiama Mancicalalu l'associazione, che vuol dire sogni d'oro. Cioè sogni d'oro, ci tengo a dirlo, perché quando erano piccoli dormivano, ho detto a mia figlia Gaia, guarda che papà è venuto in India in macchina, conosco, questa volta voglio dormire bene, ho la possibilità, trovami un albergo. Sono arrivati 2 di notte, mi ha fatto entrare in questa casa e mi aveva fregato, mi ha trovato una stanza sua con tanto di sbarre, piena di riso, di vestiti, di roba dei bambini e tutti i bambini che dormivano per terra, tutti senza cuscino però, con pochi euro ho comprato 35 cuscini. 6 mesi dopo sono tornato e vedevo tutti i bambini che dormivano col cuscino ancora chiuso dal nylon. Perché? Perché avevano paura di consumarlo. Tornavo a casa, trovavo i miei alunni che invece non che bastava niente di quello che avevano, sempre un umore basso. Allora ho detto, per carità, ma non sono... Abbiamo troppo, cosa dici? Anche a massa, come si dice in Veneto. Ecco, vedere, ma che provare. Storia, che meraviglia. Adesso tra l'altro Mancicalalu ha finito, questi ragazzi seguono le mamme che hanno bambini portatori di handicap, mm-hmm. che in India vuol dire peggio di paria. Certo. Dare a un gruppo di donne che non bevono come gli uomini ma sanno gestirsi meglio degli uomini una macchina da cucire, un telaio, mandare il materiale per portare avanti l'economia in famiglia è un ottimo risultato, ecco. Mamma mia, che belle storie, Ernesto. Il tempo corre purtroppo. Sì. Io ti farei altre milioni di domande, ma io oltre a Pinocchio so che fai anche altre cose, giusto? Sì, volevo farle, poi l'ho interrotta perché... Ma aspetta che intanto che parli io faccio vedere un po' di cose. Perché valeva la pena portare avanti questo progetto di mia figlia, però io sono appassionato di sculture tipo... figure, mm-hmm. cavalli, animali e dove la fantasia ti porta, ecco. Certo, poi un artista. Faccio tantissime ocche che nascono proprio in mare con legno spiaggiato. Quindi tu ricicli tutto quello che trovi del legno sul in mare, effetti, vero? Sì. È un modo per... Sei un artista sostenibile. Sono stato alla capitaneria di porto a chiedere il permesso, mi ha detto sì, tutto il legno fluttuante. Lo posso puoi prendere. Però qual è l'endicap? Guardate questi pesci. Anch'io cado nel cambiamento climatico, cioè da un po' il Po non butta più su non niente, butta più niente, non c'è acqua. Mannaggia. Per cui una stasi è un momento questo di... Elefante. Sperando che non butti di colpo già
troppa roba, no, magari no, pinocchi no. già fatti, meglio. Così ti risparmi la fatica. Ernesto, ci dobbiamo salutare, ma ti volevo chiedere come ti possiamo seguire, no? Hai qualche mostra, hai qualche attività, qualcosa che farai? Sì, io vado pochissimo in giro perché onestamente ho contatti, quando mia figlia fa manifestazioni partecipo nei suoi stand con le mie opere, sempre a scopo benefico, e non fa adesso dire quelle dove, quando, non so. Ti possiamo seguire, qualche profilo social, una mail, un sito? Sì, la mail l'ho lasciata. Benissimo, anche... allora la mail è ernestofavaretti@libro.it, hai Facebook Ernesto Favaretti. Sì. Più il sito ernestofavaretti.it. Ottimo Ernesto, vabbè. Che bello, il tempo vola, sei simpaticissimo. Ah, volevo dire che questo mi ha portato anche a conoscere tanti pinocchi veri, perché ho conosciuto, ho lavorato con i ragazzi in carcere, che mancava loro pochi mesi per uscire, per cui avevano il permesso di imparare qualcosa per motivare ad uscire. Ho trovato questi pinocchi che avevano combinato, oltre il borderline avevano fatto qualcosa di più. Certo. E dovevano pagare, l'hanno pagato, e però mi ha cresciuto, purtroppo con i ragazzi con dipendenti di droga invece, che ho trovato più di un diploma non sono riuscito a ottenere, ma molti di loro non ce l'hanno fatta. Beh, però è tutta esperienza di vita. Ti fa onore, bisogna prendere esempio da queste persone, Ernesto, davvero. Ti ringrazio, ti abbraccio, in bocca al lupo per tutto e grazie per averci fatto conoscere il tuo mondo meraviglioso. Finito? Yes! Sei contento? Bello, bello. Ho studiato tanto. Ma... certo. Ciao Ernesto, grazie. Io vi saluto amici di Storytime e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao! Storytime, Evoluzione Radio.